Juventini, che vi devo dire? Che vi devo dire? Avete sfottuto Napoli ieri sera, avete perso contro il Liverpool. Noi abbiamo perso contro il Liverpool, ma almeno ce la siamo giocata. Ce la siamo giocata. A parte, voglio, posso dirlo tranquillamente. Iscriviti al canale, è gratis. La Juventus stasera ha fornito una buona prestazione. Si può dire sì. Ha fatto una buona prestazione. Il gol della Juventus, se vogliamo dirla tutta, è una papera clamorosa di Donnarumma, però diciamo che Donnarumma, io tutte le volte che sento dire che Donnarumma è uno dei migliori portieri al mondo, mi ci viene da ridere, mi ci viene veramente da ridere, perché voglio, Donnarumma non è quel fenomeno che ti vogliono vendere. Donnarumma è un buon portiere, ma sinceramente, se Vicario fosse stato un giocatore del Milan, Donnarumma tranquillamente si poteva sedere in panchina, con Vicario vi sto parlando. Mezzo giocatore Donnarumma, io l'ho sempre sostenuto. Vabbè, detto questo, buona Juve, lo posso dire tranquillamente da napoletano, buona Juventus, a differenza di alcuni juventini che dicono avete perso, non avete giocato bene contro il Liverpool. Il Napoli meritava addirittura qualcosa di più del pareggio, però va bene così. L'unica cosa che a me mi lascia sconvolto di questa cosa, no? Che tu, Carlo Allegri, hai due giocatori a centrocampo fenomenali, Miretti e Fagioli. Due giovani che ti stanno mettendo le palle in testa tutti e due. Tutti e due, perché ti danno la dimostrazione che due ragazzi giovani valgono più di Pogba, di Paredes e di molti altri giocatori che tu stesso hai fatto acquistare. Quindi, fossi in un tifoso della Juventus, mi farei due domande su Massimiliano Allegri. Seconda cosa, la Juventus esce dal girone di Champions League con la bellezza di 3 punti. 3 punti, Maiuri, 3 punti. Ed è clamoroso, perché la Juventus, anche con tutti gli infortuni che ha avuto nel corso della stagione, e che ancora le stanno seguendo gli infortuni, no? Intanto, sesto gol del Benfica. Paris Saint-Germain secondo. Paris Saint-Germain secondo, incredibilmente, vai giù. Il Paris Saint-Germain è secondo in Champions League e ce lo beccheremo noi napoletani, io già lo so. Io già lo so che noi beccheremo il Paris Saint-Germain, io già lo so. Clamoroso. Clamoroso, clamoroso. Detto questo, ma scusate pure quello che stavo dicendo, vedi, perché stavo pensando al Paris Saint-Germain che è secondo nel girone, incredibilmente. Beh, incredibile. Comunque, voglio un Mbappé di un altro pianeta. Mbappé è di un altro pianeta, veramente. Tiene l'attacco da solo, voglio, è allucinante. È allucinante, veramente. Tiene l'attacco da solo ed è micidiale questa cosa. Il Benfica primo nel girone, incredibile, incredibile. Comunque, io, al netto di tutti gli infortuni che la Juventus ha avuto in stagione, però tu non puoi uscire da una Champions League con 3 punti, vai con 3 punti. Tu hai rischiato questa sera nemmeno di andare in Europa League, perché tu nel momento dell'1-1 e nel momento del 2-1 del Paris Saint-Germain, ma non mi ricordo di preciso, il Maccabi, che era davanti addirittura per regole fatte, non ho capito, vabbè. È clamorosa la cosa, è clamorosa veramente. Io non so veramente, ora tutti in avanti i giocatori del Paris Saint-Germain, perché sanno che è fondamentale questa cosa. Gli è arrivata la conferma del 6-1, 6-1 micidiale del Benfica. È incredibile, voglio. Incredibile veramente. Sorpassa l'ultima curva del Benfica e finisce qui. La Juventus esce dalla Champions League e si va a giocare l'Europa League. Però che dire? Che dire, Allegri è felice, Allegri è felice. Cioè, Allegri è felice che questi sono arrivati secondi, che sono arrivati secondi, e io non ho parole, non ho parole veramente. Io fossi un tifoso della Juventus, io lo sputerei in faccia, lo sputerei in faccia.